Yoga. Sogna colori. Sogna colori. Rivenditore. Dilla candle, freschi, profumazioni, il bucato di Eden, mufaggi, fichu, orchidea Milano. I due creazioni polistirolo, tessuti per la tavola, incensi indiani. Servizio di restyling e restauro. Bomboniere e allestimenti via Milite Ignoto 12A, Ispra, provincia di Varese. Sogni a colori da martedì a sabato orari 9:30 a mezzogiorno e mezzo. 15:30 a 19 chiude domenica e lunedì continua per chi lo desidera la consegna a domicilio. Benvenuti qua su Radio Divoc 19, ex Radio Covid 19, ormai non c'è più Radio Covid, c'è la pagina ma non c'è più. Adesso siamo Radio Covid 19 e domani vi anticipo che me lo vado a tatuare perché mi ha dato tanto. E adesso niente ragazzi, sigla e poi vi presento l'ospite. Fratelli, sorelle, buonasera. Radio Divoc 19 questa sera. Allora tesori, allora scusatemi, una buona sera a tutti a Radio Divoc 19. Ecco, saluto DJ Takmas, i tesori. Ciao DJ Takmas, i tesori. Ciao DJ Tarimas. Io voglio salutare in velocità sempre di Fan Production e di SDS Holding. Oddio, io voglio salutare in velocità sempre di Fan Production e di SDS Holding. Oddio, che meraviglia di questa serata di gioia per voi e arriverà. Allora, credo che il paese si sta comportando in maniera egregia. Uso la mascherina, distanziamento sociale. Radio Divoc 19 questa sera. Arriverà, e abbia fede che arriverà. Benvenuti qua su Radio Divoc 19, oggi con un ospite stasera, una regista, si chiama Beatrice Gasparini. Buonasera Beatrice, regista. Eccomi, ciao. Come stai, tutto bene? Tutto a posto, tu tutto bene? Tutto a posto. Bene. Sì, c'è un po' l'aria da tempesta oggi, sembra che arriva un uragano, non lo so. Abbastanza. Non so dalle parti tue, dalle parti di Torino, giusto? Sei di... Adesso no, sono in zona Alessandria, però comunque anche qui è bruttissimo, quindi non cambia ecco, niente. Ecco, pareva strano. Intanto faccio scorrere adesso... Qui sul sito Radio Divoc, no, non è il sito di, è il sito di Radio Divoc, ma è il sito di DJ Takmas Mua, che ho praticamente messo qua Beatrice Gasparini dalle 21 in diretta con Radio Divoc 19. Eccolo qua, volete andarlo a vedere qua sul sito, e qua ci sono già le foto di chi stiamo parlando e qua c'è anche la diretta, ve lo faccio vedere, eccolo qua, non so se si vede, aspetta, vediamo, lo ingrandiamo ancora un po' di più. E lei è Beatrice, eccola qua. Ok, e intanto scorreranno i tuoi selfie di oggi, quelli che mi hai mandato sono i selfie di oggi, no?
No, in realtà sono foto raccolte in un lungo periodo, perché non amo tanto farmi le foto, per cui è sempre tragica questa cosa. Ogni volta che mi vengono chieste delle foto è sempre un po' un problema. Giuro, migliorerò. Ma dai, ma sei bellissima, perché non vuoi farti, non ti piacciono le foto? Vabbè, dai, è una tua cosa, va bene. Beh, noi l'accettiamo, ovviamente. Bene. Sì, assolutamente. Parliamo un po' di te. Da quando ti sei laureata, se vuoi dire l'età, dillo pure, se non lo vuoi dire, trascendiamo discipline dell'arte, musica e spettacolo, la DAMS, laureata in DAMS. Sì, esatto, in DAMS l'anno scorso, ormai è passato un annetto. E l'età posso anche dirla, non c'è problema, perché sono ancora in quel periodo, in quella fase in cui è concesso dirla senza soffrire più di tanto, quindi 25 anni. Wow, 25 anni ragazzi, attenzione, regista 25 anni e ha già fatto, guardate qua, c'ho due fogli di roba che ho raccolto di Beatrice, già avevo detto tutto. Stavi dicendo? No, niente, che sì, mi sono laureata in DAMS, come hai detto tu, discipline dell'arte, musica e spettacolo, e diciamo che durante il percorso di studi ho preso parte a diversi progetti, sia amatoriali, quindi con un gruppo di compagni, di colleghi, così come altri progetti invece sotto la guida di registi o comunque professori. Ah, ok. E adesso è arrivata Stefania Bustelli, buonasera a tutti, dice buonasera, la salutiamo, è sempre qua presente con noi, ci supporta anche lei, e quindi c'è quanti sono adesso io non lo so, però quanti sono i professori, diciamo, dell'università della DAMS? Direi che sono diversi, poi ovviamente a seconda del percorso di studio che si sceglie, perché il primo anno è uguale per tutti, dal secondo si dirama, da lì ovviamente si cambiano materie, quindi di conseguenza professori, però direi che ce ne saranno una trentina all'incirca, wow. Anche di più. Vuoi dirli tutti? Va bene così, non c'è problema. Ok. Poi so che hai vinto il premio Lab al concorso, sì. Dillo tu. Praticamente ho partecipato con dei miei compagni, dei miei colleghi di corso a questo, diciamo, concorso che si chiama Concorso Tendenza Film Festival, che si è svolto a Barcellona Pozzo di Gotto, perché un mio amico, essendo della Sicilia, ha deciso di coinvolgerci tutti quanti, e poi abbiamo portato appunto questo progetto giù fino in Sicilia, e niente, abbiamo deciso di realizzare un cortometraggio nel quale io ho lavorato come sceneggiatrice e regista. Wow! E questo è nell'ambito scolastico o nell'ambito eri già fuori? Allora, ero il primo anno di università, però non era un progetto scolastico di per sé, l'abbiamo fatto noi, era un progetto a sé stante, abbiamo deciso di buttarci subito in questa prova e diciamo che è andata bene, possiamo dire che è andata bene. Beh sì, hai vinto, quindi ti facciamo un yeah, no, questa qui è la moto, non è un yeah, assolutamente, partita la moto... Attenzione, il treno di Radio Divoc è partito, invece era la moto, non era. Questo era il nostro IEA, che se sbagliamo sempre quei tasti, ragazzi, è incredibile. Poi San Salvatore Monferrato, c'è un'altra cosa che tu tieni, no? Che hai fatto un documentario. Sì, vivendo nei pressi alla fine di San Salvatore, sono molto vicina perché Valenza è a direi 10 minuti da San Salvatore, ho deciso di preparare questo documentario, questo però per un esame, quindi ho dovuto prepararlo per un esame, e volevo trattare del concetto di sicurezza reale percepita, infatti il titolo del documentario è Reali Percezioni, e ci si interroga se la criminalità che viene avvertita dagli abitanti combacia con quella reale, perché essendo una piccola realtà in un piccolo paesino,
le risposte, diciamo, alla criminalità che viene vista in televisione, viene vista attraverso i media, è ovviamente sempre un po' distorta. Ecco, quindi volevo analizzare questa, un po' questa visione, ecco. Un po' come la vede Crispino Mazzone in questo momento, che abita a Milano e fa dirette praticamente contrastando quello che i media stanno facendo a Milano, nel senso prendono una foto, non so se è la stessa cosa, poi mi dirai sì o no, cara regista, mi dirai sì o no se ho sbagliato o capito male. Praticamente lui fa ancora delle riprese, il nostro Crispino Mazzone, non so, la foto che ha fatto il Corriere della Sera, adesso non tiro uno a caso, che erano tutti assemblamenti, poi va lui, il giorno stesso fa una diretta e c'è una persona là in fondo, e non è la stessa realtà, è questo che intendevi? Sì, diciamo di sì. Ovviamente io ho intervistato diverse persone partendo anche, cambiando anche di età, proprio per vedere, avere un'idea un pochino più generale della visione. Ovviamente gli anziani sono più tendenti a dire sì, c'è più pericolo, c'è più criminalità e quant'altro. Li ho lasciati parlare di per sé, non ho influito sul loro pensiero, però poi come controparte ho intervistato il maresciallo dei carabinieri, della sezione dei carabinieri a San Salvatore, e ovviamente lui mi ha dato una visione più reale, realistica di qual è la verità, di qual è l'effettiva criminalità che c'è, e ovviamente non combacia con quello che viene visto dai media, non perché i media esagerano o cercano di far vedere ciò che non c'è, ma proprio perché in una realtà così piccola come un paesino non si può avere la criminalità che si ha a Milano, come a Roma, o anche solo come prendiamo Alessandria, per cui era proprio un po' la visione distorta che ha la gente delle informazioni e il modo in cui le rielabora. Certo, ma non so se hai visto l'intervento di Conte oggi in diretta, oggi pomeriggio, poco tempo fa, un paio d'ore mi sembra, non so se allora... hai visto... A dire la verità ho letto qualcosina al volo perché ero a lavoro, intanto che ha fatto la conferenza, per cui non sono riuscita a vederla, però ho letto qualcosina, proprio qualcosa al volo, mi sono più o meno informata. Cosa ne pensi di quello che ha detto, tipo se l'hai sentito, se no te lo diciamo noi, e quello che ha detto Conte, tipo dello spettacolo, i finanziamenti che hanno, cioè, insomma, erogato, se hai sentito qualcosa? Sì, ho letto qualcosina proprio al volo, però la cosa che a me un po' preoccupa è, buonissima l'idea di incentivare ovviamente il mondo dello spettacolo, così come il mondo del cinema o di per sé tutte le forme artistiche d'arte che ci sono. Quello che mi preoccupa è la non riuscita, sono un po' catastrofista da questo punto di vista, perché abbiamo tante limitazioni in Italia come in realtà in qualsiasi altra parte del mondo, quindi penso che se effettivamente le cose dovessero andare bene, se si riuscisse effettivamente a fare un qualcosa, a riuscire ad usare questi bonus, possiamo chiamarli, per fare qualcosa di buono, sarei contentissima, però... diciamo che cerco di rimanere il più realista possibile, ecco. Sì, bisogna essere realisti su quello che dicono i politici, perché ti raggirano le parole, cioè servono tutte ste parole, dico io, servono a tutte quante quelle parole che dicono i politici. Per dire una cosa semplice, tipo vado a comprare l'insalata, e partono da lontano e arrivano poi alla fine a quel succo, che poi quel succo non è, quindi lo usano bene. Sì, esatto. Ci girano attorno per poi non concludere niente, non arrivare a una vera e propria poi affermazione concreta e sensata, quello purtroppo così, sì. Cioè, non lo so come credergli, nel senso. Allora, hai preso parte ad altri progetti, stesura di un monologo teatrale, Caina mi attende. Sì,
Allora, diciamo che anche questo qua era per un esame, era ovviamente per teatro. E, ci è stato chiesto di preparare un monologo, però recitato, cioè, recitato ovviamente da noi, però dal punto di vista di una persona esterna e di un'esperienza che ha vissuto un'altra persona, e reinterpretarlo e renderlo nostro. Per cui io ho deciso di mettere assieme due storie in realtà che mi sono state raccontate. E Caina mi attende, Caina è un riferimento a una frase del quinto canto dell'Inferno di Dante. Quindi è negativa la cosa? Sì, abbastanza. E, praticamente questo signore anziano, dal punto di vista di un uomo anziano alla fine, racconta delle torture, possiamo chiamare, degli pseudo esperimenti che venivano fatti alle persone durante il fascismo, ed è una storia vera, sono due racconti in realtà messi assieme, sono due storie vere, però purtroppo è la realtà, e quindi ho voluto raccontarla in questo monologo. Bella, bella cosa. Ragazzi, dovete incentivare i giovani a fare queste cose, no? Politici di tutto il mondo, aiutiamoli, nel senso, no? Adesso qualcosa per Conte ha detto una roba tipo che vogliono riportare qua i nostri cervelloni, no? L'ha detto Conte, ragazzi, non l'ho detto io, ha detto di vogliamo riportarli qua perché vogliamo incentivare questi giovani talentuosi, insomma, registi, attori, tutti quanti che servono all'Italia, no? Che sono espatriati, sono andati via da ogni parte del mondo, cioè abbiamo cervelli ovunque e va bene fino a un certo punto, ma devono tornare in Italia. Anche se portano comunque anche all'estero l'Italia, comunque, io la vedo anche in quel modo là. Però sì, diciamo che adesso, almeno per quanto riguarda il cinema, perché dal punto di vista del teatro direi che comunque in Italia si riesce anche a spaziare abbastanza bene. Dal punto di vista del cinema io la vedo una situazione un pochino troppo stretta, chiusa, diciamo che... per realtà ci sono dei bravissimi registi italiani, però diciamo che la fascia comprende, io andrei su un 80% di frivolezza e un 20% di buoni lavori, secondo me, per cui posso capire anche questa fuga di cervelli, anche perché non ci sono possibilità, non c'è abbastanza apertura ancora, l'Italia secondo me non è ancora pronta per le arti in generale, o soprattutto quelle teatrali cinematografiche, quello secondo me è una grande perdita per il nostro stato. Sì. Ovvio. Intanto non abbiamo salutato, oh mio Dio, mi ucciderà, Fossi Racusa, non l'ho ancora salutato, però ne parliamo dopo di Fossi Racusa, intanto lo salutiamo così a spando. Ciao Fossi Racusa, il regista di Radio Divoc, di Fan Production e SDS Holding, che conosce benissimo anche Beatrice. Ora sì, siamo... Ciao Fo. Che è in diretta da un'altra parte, adesso non lo diciamo, perché sennò si svuota e va tutti dall'altra parte, no? Cosa sta facendo adesso, si chiederanno, e vanno tutti dall'altra parte. No, vabbè, lo dico, tanto se è con Sabri e vabbè, non lo dico perché sennò li togliamo, non si può. Allora, girato come politici, no? Parlato come politico, alla fine non arriviamo a niente. Poi siamo arrivati all'università, hai lavorato come tirocinante per un regista torinese di nome Luis Nero, casa produttrice l'altro film Produzioni. Sì, esatto. Ovviamente l'ultimo anno di università è richiesto un tirocinio e... io ho deciso, tra le varie scelte che c'erano, di seguire quella ovviamente legata più a quello che vorrei fare, per cui la regia, e quando sono andata a lavorare per lui, diciamo che ho trattato per la maggior parte la parte delle public relations, la promozione del film che stava producendo in quel momento. Infatti, oltre ad aver organizzato delle proiezioni per tutti gli istituti secondari italiani aver comunque parlato e cercato di pubblicizzarlo ovunque, sia online che non, ho anche lavorato, ho preso parte all'organizzazione della prima.
E alla prima, tra l'altro, hanno partecipato alcuni degli attori che hanno recitato all'interno del film, e ho potuto vedere sognante Christopher Lambert, Kabir Bedi e Mark Fiorini tra quelli che hanno partecipato alla prima, per cui è stata una bellissima esperienza. Ma un applauso ci sta, ragazzi. Christopher Lambert, Kabir Bedi e Mark Fiorini, io leggo qua. Sì, Mark Fiorini. Io direi tanta roba, si può dire. Io lo dico spesso, non so se si può dire. Tu che sei plurilaureata, no? Cosa ne pensi? Tanta roba va benissimo. Ha detto lei, la regista, è namo, no? E poi, dopo questo, mandiamo la pubblicità, perché hai già parlato per 25 minuti. Io devo andare in pubblicità. Ci ritroviamo un attimo, guarda, subitissimo, la pubblicità di qualche di un secondo, un minuto. Ci ritroviamo ancora qua tra un minuto, ragazzi. E intanto ti silenzio un attimo, Beatrice. Va bene. Ok. Ciao. Signori e signore, ci sono novità pazzesche su www.samushogan.shop. Ci sono prodotti di altissima qualità, dalla cosmetica alla profumeria e oli naturali. Tutti prodotti almeno con 5 certificazioni. Puntiamo alla qualità tutta italiana. Fatti un giro anche sulla pagina Facebook Samu Shogan, dove troverai profumi senza alcol, chimico e acqua. Rimani profumato tutto il giorno. Non solo a metà. www.samushogan.shop. Rimani profumato tutto il giorno. Non solo a metà. Eccoci qua, ritrovati su Radio Divoc 19 con la regista Beatrice Gasperini. Siamo ancora qua. Beatrice, ci sei? Pronto? Eccola, sì, qua, ci sono. Ha suonato il campanello. Ci sono. C'è. E gli facciamo un applauso di benvenuto a Beatrice Gasperini. Guarda, ti correggo solo perché è una cosa che mi sono portata dietro per anni, persino alla laurea. Certo. Gasparini, ti prego, anche alla laurea è stato traumatico. No, mi hanno chiamato Gasperini. Guarda, sbaglio sempre i nomi, io non c'è una volta che io non sbaglio i nomi, chiedi a tutti. Tutti quelli che abbiamo intervistato qua su Radio Divoc non ne avesse azzeccato uno, ma forse quello di Fo, perché lo conosco da quando avevo 13 anni. Ma quegli altri ho sbagliati, persino Tony Manero, io ho scritto anche, abbiamo scritto su Radio Divoc, per dirtene una, Tony Manera, cioè che è un altro, cioè, mi ha ucciso praticamente, figurati, quindi Beatrice Gasparini, andiamo a vedere se se abbiamo scritto giusto nel Gasparini, perfetto, abbiamo scritto giusto anche nel sito, non si sa mai perché i nomi qua vanno e vengono, no, non vanno e vengono i nomi stanno là e te li tieni tutta la vita. Allora, arriviamo con gli anni di studio, hai conseguito un corso che hai ideato una serie animata, una comedy, detto in inglese marcio, no? Detto l'inglese marcia, Dodo Squad. Scritto, sì, Dodo Squad, esatto. Che è stata trasmessa anche sulla Rai? No, allora, ho ideato una serie animata dal nome Dodo Squad, però poi sempre con lo stesso, durante lo stesso corso, ci hanno fatto stendere la sceneggiatura di una puntata di Le straordinarie avventure di Jules Verne, che praticamente è una serie adventure e comedy, anche quella in parte, che hanno trasmesso sulla Rai per diversi anni, adesso stanno cercando di riproporre sempre alla Rai, per cui sempre nel contesto di quel corso, sì, ho fatto questa, esatto, ho scritto questa sceneggiatura qua.
Però la, la serie animata è la Dodo Squad, è una cosa a sé stante, perché diciamo che il corso ci è servito proprio come formazione, alla fine del quale abbiamo ideato la serie, l'abbiamo presentata davanti a una commissione della quale facevano parte la Disney, la Rai, la De Agostini, diverse case comunque importanti. Quindi caspita, anche lì è stata una bellissima esperienza. Caspita, che roba! Cioè, direi ancora tanta roba, ve l'ho detto ragazzi che qua passano solo i migliori, ragazzi, attenzione, Beatrice Gasparini, regista, ecco, lo devo dire marcato. Ti tormenterà vita questa cosa. Mi no, sa. Ma sbagliando si impara, mi ha detto mia nonna, quindi mi aveva detto, non c'è più la mia nonna, non c'è più la mia nonna, non c'è più il mio nonno, non c'ho più nonni, ho finito i nonni, ragazzi, vi saluto, un bacione, ciao nonni. Detto questo, arriviamo alla conoscenza di un signore un po' particolare, un ragazzo, dai, 41 anni, un ragazzo, vabbè, del 79 come me, dovrebbe essere 79 se non sbaglio, se non è del 78, comunque no, dovrebbe avere 41 anni come me, il mitico, l'altro mitico regista, dillo tu, Alfonso Siracusa. Vai, ho detto Alfonso Siracusa. Ok, Alfonso Siracusa, che lo salutiamo, che è in diretta da un'altra parte, lo salutiamo, che è sempre in regia qua da noi. Come l'hai conosciuto? Tramite social, tramite, non so, per strada, no? Allora, è stato un po' particolare come conoscenza, direi molto molto casuale, perché un mio amico di nome Christian, che tra l'altro dovrebbe seguirci in questo momento, per cui lo saluto, ciao Christian, okay. Dato che era conoscenza del mio percorso di studi, mi ha parlato di questo suo vecchio amico di infanzia di nome Alfonso Siracusa. E ha deciso, mi ha convinto a contattarlo, per cui io gli ho presentato un po' chi ero, gli ho raccontato praticamente quello che sto raccontando a voi adesso, e lui da subito, dal minuto zero, si è rivelato molto gentile, disponibile ad ascoltarmi, e ha deciso immediatamente di mettermi alla prova, facendomi lavorare con lui durante la prima del suo spettacolo, che poi è Il Seme della Vita. La grande commedia Il Seme della Vita, di cui i protagonisti sono Desiree Valdés e Diego Barbati, carissimo, un bacione, e poi ci sono tutti gli altri che comunque, non so se dirlo perché sono veramente tanti, Cristina Valenti, Antonella Rigatto, Dominique Lorusso, i quattro cantanti, poi ballerina Francesca Strano, che abbiamo intervistato l'altro giorno, Melissa Bassetti, che abbiamo già intervistato, Roberto De Marchi, attore, cantante, ballerino, autore, Enzo Emanuello, cabarettista, Beppe Altissimi, Francesco Mazzei, cabarettista, imitatore, special guest, Rocco Domenico Gaudimonte, attore, ballerino nel cast di Striscia la Notizia, e regia di Fossi Siracusa. Lo volevo dire perché da tanto che non lo dico, tutti quanti meritano tutti di essere pronunciati, ecco. Dicevi? Assolutamente. E no, appunto, che lui mi ha buttato, diciamo, gettato subito, immediatamente in questa grande avventura, e quindi io sono stata al suo fianco durante la prima di quest'opera, che ritengo stupenda, soprattutto in questo periodo in cui, in realtà da sempre, però la violenza sulle donne non viene ancora riconosciuta come tale, bisognerebbe parlarne molto di più, e Foce è riuscito magistralmente, secondo me. E quindi niente, ho partecipato alla prima del suo spettacolo, e qui siamo subito riusciti a creare una grande intesa dietro le quinte, e ci siamo capiti al volo, proprio l'uno i gesti dell'altro. E probabilmente questo grazie al fatto che Fo non mette paletti, lascia il campo libero, e lo fa, secondo me, in primis per metterti alla prova e vedere come tu riesci autonomamente a gestire qualsiasi tipo di situazione, comprese quelle impreviste, che può essere scordarsi una cosa sul palcoscenico, nella scena in cui non dovrebbe più esserci, nella scena successiva, così come un qualsiasi tipo di imprevisto. Lui ti lascia campo libero e vedi come riesci a gestire la cosa. E è una cosa che io apprezzo tantissimo, perché comunque venendo dall'università
questo tipo di libertà non è sempre concessa, almeno a me non è stata sempre concessa, per cui è proprio stata una boccata d'aria fresca. E posso dire che dopo i primi minuti in cui non sapevo bene dove ero girata, ero molto, molto insicura, mi sono proprio lasciata andare alle sue direttive ed è stato bello perché è come se avessi fatto quel lavoro da sempre, quindi è stata una bellissima esperienza. Bellissimo, bello. Mi piace sta cosa di Fo che ti lascia comunque, insomma ti mette anche alla prova eccetera, comunque anche lui è fatto come è fatto e quindi ognuno è fatto a suo modo, quindi. Però volevo dare un attimo d'attenzione ai commenti qui in diretta, non so se li vedi. Sì, sto guardando. Ok, trovi qualche tuo amico, lo vuoi salutare? Intanto saluto Gianluca Fortunato, ciao, dice ciao bello, insomma, adesso mi sono messo le luci rosa come la D'Urso stasera. Felicia, ciao Felicia. Fabio De Santis, conosci Fabio De Santis? Sì, sì, okay, ciao Fabio. Dice, buonasera, dice. Cristina Grey Zuccherino, ciao. Esatto, è Cristian di cui ti parlavo. Ah, ecco. Bene, approfitto per salutare il grande Fo, eccolo. Intanto l'ha scritto lui. Volevi dire qualcosa a qualcuno intanto, che sono qua nei commenti, se volete scrivere, questo è il momento dedicato ai commenti di tuoi, che poi sono per te. Cioè. Vabbè, intanto ringrazio ovviamente tutti quelli che stanno guardando, e risaluto Cristian, Fabio, vedo che stanno guardando anche Beatrice, Elenia, vi saluto tutti quanti. Esatto. Sì, stasera è un po' magra stasera, ragazzi, non siamo arrivati neanche a 200 persone, incredibile. Cioè, sono andati da dove siete andati a finire? Io lo so dove siete andati a finire, non ve lo voglio dire, sennò si svuotano ancora di più. Rappresentato da questo in maniera magistrale da Desiree, Diego Barbati, che abbiamo detto i protagonisti, eccetera, del seme della vita. Quindi è nato una grande intesa con tutti, ovviamente, con tutti i partecipanti del teatro in quel momento, e si è trovata subito bene, no? Ti hanno accolto magnificamente, immagino. Sì, ovviamente tutti quanti eravamo un pochino agitati, chi perché ovviamente era lì per salire sul palco, chi stava gestendo tutta la parte audio, per cui audio, luci, quindi eravamo tutti nervosi a nostro modo, però diciamo che alla fine siamo riusciti a convivere e a vivere questa esperienza in maniera serena, direi. Con chi hai legato di più? Conta che durante la prima, perché io ho partecipato alla prima, sono stata fianco a fianco con Fo, quindi ovviamente ti direi Fo, perché l'ho vissuta con lui l'esperienza, ti direi proprio l'ho vissuta insieme a lui, sì, quindi ti dico Fo, senza problemi. Assolutamente. Ma com'è dietro le quinte? Com'è andata? Cioè, nel senso, cosa avete, vuoi sbirciare, vuoi sbirciare, noi vogliamo sbirciare nel... In quello che hai visto tu in quella puntata, nel senso. Sì, allora, diciamo che vabbè, in primis c'è un momento di organizzazione generale, per cui i ragazzi che hanno gestito la parte audio, suono e luci hanno microfonato tutti quanti, per cui c'è stato una specie di appello in cui venivano microfonati i vari personaggi che poi sarebbero saliti sul palco. Ah. E ovviamente controllo, luci, audio, come poi fai tu per la radio. E niente, per quanto riguarda me, Fo è stata più una gestione generale, quindi stare attento a chi entrava, chi usciva, come gestire il sipario,
vedere quali erano le scene, qual era il momento giusto per magari dare un'indicazione a uno e un'indicazione all'altro, anche se comunque sono stati tutti grandiosi e non c'è stato bisogno di alcun tipo di aiuto. Ti metto in pausa un attimo perché sta dicendo che praticamente c'è anche una signora che tu conosci bene che ti sta guardando, tra virgolette, ti sta sentendo. Sì, quindi direi proprio di sì. Niente, bene, salutiamo mamma. La mamma di Beatrice. Salutiamo la mamma, salutiamo la mamma. Come si chiama la mamma? Vanna, Giovanna, ma non okay. Le piace, per cui direi Vanna. Ah, Vanna, che non è la nostra Vanna Marchi che hanno arrestato tempo fa. No, fortunatamente no. No, avere una mamma come Vanna Marchi non era il massimo, secondo me. Ma le urla si assomigliano, sì. Si avvicina molto, però come tutte le non fate mamme. Le vendite, quindi per ora siamo ancora okay. Tranquilli. Ok. Quindi stavamo dicendo che ti ho dato questo un attimo di pausa, ritorniamo al discorso dietro le quinte del seme della vita. Intanto stanno partendo cuoricini a go-go, penso sia qualcuno che tieni molto. E quindi i cuoricini non sono sicuramente per me, anche se fa piacere. Mai dire mai, i cuoricini fanno piacere mai. Sempre i cuoricini. Giusto. E quindi stavamo dicendo dietro le quinte esatto, dietro le quinte. Quindi quello che ho fatto io principalmente è stato proprio seguire ogni movimento di Fo, come poi mi ha suggerito lui. La sua ombra. Ma diciamo che con l'andare della serata, nel momento in cui magari lui era concentrato su altro, mi sono accorta magari di una dimenticanza, così come magari anche solo un dettaglio in più, e quindi riferivo a lui direttamente o facevo le sue veci, per cui è stata proprio una collaborazione generale con lui e col resto del cast e di chi ha lavorato ovviamente dietro le quinte con noi. Non deve essere stato facile comunque già per un regista. Quanti registi ci vogliono? Almeno due? Ma io direi di sì. Poi ovviamente dipende sempre dallo spettacolo in sé, dalla dimensione anche della sala, perché se il palco è molto grande, le quinte anche, magari c'è bisogno di uno da una parte, uno dall'altra ancora, che comunichino in modo tale da riuscire a gestire la situazione al meglio. Però sì, almeno due ti direi. Almeno due. Chi è che fa il regista? Tu? Tu facevi la Sì. Sì, beh, ovvio. Perfetto. Cioè, comunque, io ho visto e fatto veramente tante cose, ti faccio i miei complimenti, anzi, ti faccio un applauso. Grazie. Grazie. Perché, ragazzi, all'età di 25 anni, basta applausi, all'età di 25 anni, ragazzi, io sfido, non sfido chiunque, perché ci sarà qualche italiano, qualcuno nel mondo che ha fatto le cose che ha fatto Beatrice, non lo sfido perché magari arriva veramente qualcuno che ne ha fatte di più di te e qua facciamo il gioco a rialzo, sfido comunque, tra virgolette, cioè ne ha fatte di roba, ragazzi, guardate qua, 25 anni, complimenti, e che dire, e quindi niente, sul palco alla fine tu non ci sei mai stata, però eri dietro le quinte che gestivi comunque, cos'è che facevi nello specifico proprio? Davi proprio, io vado a prendere proprio il pelo nell'uovo, io sono bastardo dentro, lo posso dire che sono bastardo dentro, vado proprio a, voglio andare a sbirciare, se si può dire, perché non è che possiamo andare a vedere tutte le specifiche del caso. No, ma certo, figurati. Allora, diciamo che dato che dietro le quinte bisogna fare ovviamente silenzio, deve essere tutto super silenzioso e tranquillo. Parlate a bassa voce allora. Ah sì, perché nel teatro, assolutamente, certo. Sì. Io non so proprio com'è dietro le quinte, per quello te lo chiedo, perché come tanti non lo sanno, quindi cioè, gli diamo quella curiosità del teatro, di quella visualizzazione del teatro dietro le quinte che magari potrebbe piacere a qualcuno, magari ci va più volentieri, che ne so, messa così. Certo,
Ma diciamo che è tutto un bisbigliare di per sé. Poi Fo aveva un auricolare per comunicare con altre persone dall'altra parte delle quinte per tenere tutto sotto controllo, per cui si cerca anche di comunicare così in modo tale da non spostarsi più di tanto e soprattutto non far rumore. Quindi diciamo che essendo lui essendo lì dietro silenzioso, lui usava me come intermediario per comunicare tutto quanto a chi si trovava dietro, per cui dal fare silenzio al cambia le luci, a metti questa musica, fai partire la musica, quindi tutte le informazioni, che tutte le indicazioni che dava Fo passavano da me e venivano poi rivolte a tutti gli altri. Ah, e quindi c'è, nel senso, sul palco c'è gli attori, i ballerini, i cantanti, tutti quanti hanno comunque un auricolare con la regia, e quindi si possono, cioè gli può dare dei suggerimenti dalla regia, quindi è quello che fa, Non con gli attori e con i ballerini, proprio con tutti gli altri che lavorano dietro le quinte. Ah, solo per comunicare per il dietro le quinte, esatto. Sul momento, nel momento in cui salgono sul palco, no, non si è in comunicazione. Per questo si cerca di organizzarsi bene tutto prima, in modo tale da, anche perché potrebbe essere una distrazione, per cui si dice tutto quanto dietro, esatto. Io mi ricordo, tipo, negli anni che furono, c'era uno spazio, un buco nel palco dove dietro stava un signore con i fogli in mano e gli suggeriva, senza auricolare, senza niente, al tipo i tipici film in bianco e nero, tipo c'era quello lì sul palco. Quindi non si fa questa cosa qua, non si suggerisce perché si sente. Però no, il suggeritore non c'è più. È morto il suggeritore. Potrebbe anche essere una mancanza in alcuni casi, però per ora no, non viene più utilizzato. Ragazzi, vi comunico che il suggeritore è morto. Niente, non caputo. C'è più suggeritore, abbiamo tolto una categoria. Io non ho fatto niente. Tu hai fatto qualcosa? Sei compromessa? No, non sei compromessa. No, non ho contribuito a questa cosa, per cui direi di no. Bellissimo. Allora io direi di mandare la pubblicità e ci ritroviamo qua per le ultime due domande che ti volevo fare. E perché siamo arrivati già alle 21:46, ragazzi, siamo è volata, che stasera è volata, non trovi? Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, davvero, ragazzi, veramente volata. Allora andiamo a fare così, pac, e mandiamo la pubblicità, la fantastica, anzi colgo per l'occasione per dirla a tutti, la pubblicità Ubroker, praticamente, che da poco che l'abbiamo, da due giorni, servirà a tutti quanti per risparmiare sulle bollette, veramente, cioè non a risparmiare solo, a zerarle. Io ho fatto il contratto sia di luce e gas con Ubroker e potrei anche lavorarci sopra su questa cosa, se qualcuno interessa potrebbe magari contattarci e poi dopo gli spieghiamo tutto quanto, come si fa, tutto completamente gratis. È assurdo, è nato nella quarantena questa cosa ed è una cosa fantastica per le aziende in ripartita, assolutamente, con Ubroker risparmi. E adesso vi faccio sentire la sigla, a dopo Beatrice. Ciao ragazzi, sono Angelo Bonfrisco, ex arbitro di Serie A. È con piacere che voglio raccontarvi la mia esperienza di Ubroker. Che cos'è Ubroker? È un modo per risparmiare. La consiglio a tutti. Progetto zero. Quindi Ubroker, progetto zero. Luce e gas. Sarà anche una grossa opportunità, non solo di azzerare le bollette, luce e gas, ma anche diventare collaboratori. La consiglio a tutti. Per qualunque tipo di informazione potete contattare direttamente la radio. Radio di Voc 19. Tutti voi una buona giornata con la radio e la musica. Ciao ciao. Ubroker, luce e gas.
ben ritrovati qua su Radio Divoc 19. Infatti avete sentito la pubblicità e vi azzera le bollette, vi azzera le bollette. Se volete saperne di più ditecelo, che ve lo diciamo come fare a azzerare le vostre bollette, anche il canone Rai. Poi torniamo a noi, cara Cristina, Cristina, che cos'è che ho detto? Stavo leggendo un'altra cosa, ho detto Cristina. Cara Beatrice Gasparini, regista, ancora qua con noi, ci sei? Ci sono. Perfetto. Ti volevo fare un'altra domanda, no? I tuoi progetti futuri, cioè da adesso, dopo post-Covid, quali sono? Allora, io ti direi che ovviamente la mia intenzione, spero che sarà così anche per Fo, è quella di continuare con lui, continuare con tutti i progetti che ha in mente e diciamo appunto di andare avanti con questa, possiamo definirla, collaborazione e di lavorare al suo fianco come co-regista appunto negli spettacoli di Fan Production, e io cercherò per quanto almeno riesco, per al meglio delle mie capacità, di essere ovviamente all'altezza delle sue aspettative. Per cui ciò che mi auspico è di mantenere questo rapporto e continuare e migliorare sempre di più e comunque continuare con questa esperienza, ecco. Sentite la voce calda della grandissima regista Beatrice Gasparini. Non è di una ragazzina, non è di una bambina, ma è di una persona molto, lavorativamente parlando, si vede che è molto spigliata per il lavoro, nel senso, è molto seria, come la sento io nelle cuffie, ti sento molto bene nelle cuffie, ti sento in 8K praticamente. E vedo e sento, più che altro sento in te una sicurezza da parte tua, quello che sentite un po' tutti, insomma, e quello che comunque hai fatto con Il Seme della Vita, con Fo Siracusa, è venuto fuori bene, quindi sei venuta fuori bene anche te, ovviamente. È venuto fuori molto bene. E quindi vorresti stare con Fo, insomma, con Fan Production e tutti gli artisti di Fan Production in questa magnifica famiglia, e niente, ti direi benvenuta, ma sei arrivata prima te, quindi non te lo posso dire io. Io sono arrivato dopo post Seme della Vita, quindi, però ti do il benvenuto comunque, assolutamente. Siamo arrivati praticamente assieme, quindi ci diamo il benvenuto a vicenda. Mi sono perso la Seme della Vita, non l'ho visto, l'ho visto solo in video, sono arrivato tardi, però vabbè. Recupereremo, non ti preoccupare. Ottimo. Quindi hai progetti nel senso di qualche commedia, qualche cosa che vuoi progettare, che c'hai in mente, che vorresti fare? Cos'è il tuo scopo nella vita? Cos'è che vorresti andare a cambiare in questo mondo, in quest'Italia? Ecco, stiamo in Italia, che ce n'è tanta da cambiare, lascia perdere il mondo. Cioè, pensa all'Italia. L'Italia va cambiata, cosa vorresti cambiare? Questa è una domanda da 1 milione di euro, perché è molto difficile. Ma io ti direi, ovviamente nel mio piccolo, nel campo teatrale, nel campo artistico, ritengo che in parte si possa cambiare comunque qualcosa. Ovviamente non sono un medico, non salvo vite, però portare magari anche solo allegria o portare le persone a ragionare, a riflettere su determinate situazioni o tematiche, direi che per me almeno è fondamentale. Quindi l'idea è quella, comunicare un qualcosa, un messaggio, che sia dal più, possiamo dire, banale, anche solo per far distrarre, per far passare una buona serata a qualcuno, così come a lasciare un messaggio e un'impronta nelle persone. Quindi l'idea è quella, poi di per sé di progetti veri e propri si vedrà, ne parlerò ovviamente con Fo prima, però l'idea è quella, lasciare un messaggio, lasciare un qualcosa di anche forte per chi appunto sarà interessato a me, al mio lavoro con Fo e a Fan Production, ecco. Certo. Intanto ti ha scritto, non so se leggi il commento, penso che sia per te, tutto per te, quello lì, secondo me. Sto leggendo. Mm-hmm.
E fo è con le parole sempre. Tocca le parole. Molto. Sì. Molto. Ti voglio bene, fo. Ok, adesso basta con queste smancerie qua che ci dobbiamo salutare, che dopo no, piangiamo tutti qua. Allora. Va bene. intanto, grazie fo, anche, salutiamo anche la mamma di Bea. Anche a me mi segue tanto mia mamma sulle dirette. Stasera non l'ho vista però. Stasera non l'ho vista mia mamma. Vabbè, saluto a tutte le mamme, anche se non è la festa della mamma. E io direi, nel senso, se tu me lo concedi, di chiudere qua. Se vuoi dire ancora qualcos'altro che ti è sfuggito e vorresti dire, qua su Radio Divoc 19, questo è il momento. Guarda, io posso semplicemente dire che, vabbè, ti ringrazio per avermi avuta in diretta con te, ringrazio ovviamente Fo per l'opportunità, tutta Fan Production e tutti quelli che ci hanno lavorato, quindi ti lascio con un saluto. Grandissima, e ti lascio con un applauso e chiudiamo qua la comunicazione, ci sentiamo, ci vedremo magari un giorno a pranzo, a cena, magari al sushi, tutti quanti assieme, Fan Production e SDS Holding, tutta la radio di Radio Divoc 19. Ciao Beatrice, grazie di essere stata con noi, Beatrice Gasparini, ciao! Ciao, grazie a te. Bene, ci vediamo prossimamente, adesso vi dirò quando, non so se domani, dopodomani, ancora non abbiamo avuto il palinsesto, lo stiamo creando in questo momento, ci vediamo la prossima volta e un saluto da DJ Takmas da Radio Divoc 19. Ciao, ciao.